Buongiorno, sono il professor Liseo dell'Università di Roma La Sapienza e in collaborazione con una mia collega Di Nardo dell'Università della Basilicata e con l'ISSAT vi parlerò oggi delle rappresentazioni grafiche in statistica. Perché rappresentazioni grafiche? Perché oggi è possibile raccogliere molte informazioni su un qualsiasi fenomeno di natura quantitativa, a volte anche qualitativa, e queste informazioni vengono processate in modo tale da dover spremere l'informazione che questi dati ci forniscono in modo conciso e in modo efficace. Non sempre questo è possibile farlo attraverso una descrizione dettagliata dei dati, non sempre è possibile farlo attraverso tabelle statistiche, perché verrebbero fuori delle tabelle enormi che non lascerebbero cogliere il succo principale dei dati. Allora spesso utilizziamo altre impostazioni, altri strumenti di natura grafica che hanno un impatto visivo molto più efficace e molto più immediato. Faccio un esempio molto, molto semplice. Supponete di essere un giornalista e la vostra testata vi chiede di scrivere un articolo sulla storia della Coppa dei Campioni di calcio, quella che oggi si chiama la Champions League, no? Allora, volete sintetizzare le informazioni relative, non so, alla storia, quindi all'albo d'oro di questa competizione. Che cosa fate? Elencate l'intero albo d'oro con tutte le squadre vincitrici, magari le squadre arrivate in finale che hanno perso, i risultati. Questo risultato, questa tecnica sarebbe molto efficace dal punto di vista dell'informazione, ma sarebbe poco efficace dal punto di vista della sintesi. Sarebbe molto difficile da leggere una semplice elencazione delle squadre. Allora uno potrebbe pensare a costruire una tabella magari con tutte le squadre vincitrici e a fianco delle squadre vincitrici elencare magari il numero di edizioni vinte e magari gli anni in cui queste edizioni sono state vinte. Ma forse ancora più efficace è la possibilità di disegnare su un grafico quali sono le squadre che hanno vinto la Coppa dei Campioni e magari quante. Allora, questo è un semplice esempio in cui vedete la mappa politica dell'Europa e sopra la mappa sono state indicate le squadre attraverso il loro logo ufficiale, le squadre che hanno vinto la Coppa dei Campioni nel corso degli anni. Le bandierine sono tutte della stessa dimensione, in realtà avremmo potuto costruire delle bandierine di dimensione proporzionale al numero di coppe vinte, quindi magari il Real Madrid o il Milan avrebbero avuto delle bandierine più grandi, ma già questo dà un'idea del fatto che le squadre che hanno vinto la Coppa nel corso degli anni sono divise in tre gruppi. Vedete, c'è un gruppo iberico, diciamo, un gruppo anglosassone, molte squadre inglesi hanno vinto la Coppa, e poi diciamo un gruppo direi centroeuropeo in cui compaiono squadre olandesi, squadre tedesche e squadre del nord Italia, con solo due eccezioni, la Stella Rossa di Belgrado e una volta la Steaua di Bucarest. Questo è semplicemente un esempio per sintetizzare in un solo grafico come trasmettere un'informazione complessa. L'uso dei grafici è importante ma non è banale e ha le stesse difficoltà che ha lo scrivere bene. Come la buona scrittura, un buon uso di un grafico statistico riesce a fornire informazione in modo chiaro e preciso, altrettanto come la cattiva scrittura invece fare un brutto grafico potrebbe fornire un'informazione di natura completamente distorta. I grafici si possono fare per vari motivi. Io qui ne ho elencati tre, che sono la natura descrittiva del grafico, comunicare un'informazione già esistente, oppure una natura esplorativa del grafico, comunicare, scoprire aspetti che non facilmente osservabili all'inizio, ma i grafici servono anche a acquisire nuove informazioni in contesti già apparentemente studiati, già noti, ma che invece analizzati da altri punti di vista possono far scoprire aspetti differenti. Vediamo un paio di esempi. Questo è il grafico considerato il più bel grafico della storia della statistica, ed è un grafico del 1812, rappresenta il cammino di Napoleone durante la campagna di Russia dall'attraversamento del confine con la Russia fino all'arrivo a Mosca. L'esercito all'inizio contava 500.000 soldati.
La storia ci racconta che il maresciallo Kutuzov, che era il comandante dell'esercito russo, non potendo affrontare l'esercito francese, che era assolutamente più numeroso e più munito di armi, decise una strategia di ritiro. Si ritirarono verso Mosca, lasciando terra bruciata alle loro spalle, e così Napoleone entrava in Russia e non trovava nulla, non trovava nulla da mangiare, non trovava viveri, non trovava posti dove dormire, eccetera. Questo causò una decimazione dell'esercito di Napoleone, per cui partiti in 500.000, arrivarono soltanto in 100.000, combattendo una sola volta contro i russi alle porte di Mosca. Ma quando arrivarono a Mosca, trovarono la città bruciata e deserta e quindi dovettero ritornare indietro senza aver conquistato nulla sostanzialmente. E durante la ritirata, vedete il percorso in rosso, l'esercito venne ancora più decimato dal freddo, dal gelo dell'inverno russo. Nel grafico sottostante vedete gli andamenti della temperatura, sempre sotto lo zero. Questi non sono gradi Celsius, ma sono molto simili, sono gradi Réaumur. E il grafico coglie gli aspetti essenziali, fa vedere ad esempio come ci furono delle perdite enormi, repentine, ad esempio in corrispondenza dell'attraversamento di un fiume, che è un fiume gelato, la Beresina, che causò il dimezzamento delle forze dell'esercito napoleonico. Questo è un grafo bellissimo perché mette insieme una serie di informazioni difficilmente esprimibili attraverso una tabella o attraverso una scrittura complessa. Ed è datato, pensate, 1812. Questo è un altro esempio che io trovo interessante, però per spiegarlo devo un po' illustrare come si gioca all'otto in America. Ogni giocatore sceglie un numero di tre cifre, da 000 a 999. Dopodiché il banco, diciamo, estrae un numero. Tutti coloro che hanno scelto quel numero, che hanno giocato quel numero, vincono e il premio ovviamente sarà inversamente proporzionale al numero di persone che hanno giocato quel numero. Se quel numero l'hanno giocato in tanti, si vincerà poco, altrimenti se l'ha giocato una sola persona, vincerà tutto il montepremi. Allora, abbiamo analizzato le ultime 1.000 estrazioni e come vedete dal grafico, questo grafico si chiama istogramma e rappresenta le frequenze, cioè quante volte sono usciti i vari numeri da 0 a 1.000. E questo istogramma più o meno uniforme ci dice che effettivamente quello che accade è un qualcosa di effettivamente casuale, cioè i numeri vengono estratti casualmente. Un grafico di questo genere garantisce come dire, l'onestà della procedura dal punto di vista probabilistico. Poi se andiamo a vedere invece il grafico delle vincite, vediamo che le vincite si concentrano intorno ai 200-300 dollari, vincite per persona, diciamo, nel corso di queste 1.000 settimane. Quindi le vincite non sono uniformi, hanno un andamento che si concentra tra i 100 e i 400 dollari. Però la domanda che ci poniamo, esiste una strategia in questo gioco? Cioè conviene giocare alcuni numeri oppure no? Visto che i numeri sono tutti ugualmente probabili nella loro estrazione, ha senso stabilire una strategia oppure tanto vale giocare un numero qualunque? Questo lo vediamo da un altro grafico in cui vengono messe insieme le due informazioni, qual è il biglietto vincente estratto e qual è la vincita corrispondente in dollari. Allora qui vediamo un qualcosa di più interessante. Vediamo ad esempio che che i biglietti che iniziano con lo zero sono biglietti che in media producono vincite più sostanziose. E nonostante questo grafico ci fornisca già questa informazione, possiamo vederla in modo un po' più preciso andando a vedere quello che si chiama il box plot, che è un altro strumento tipico della statistica. Il box plot, che cosa fa? Una cosa molto semplice, suddivide i biglietti estratti in 10 gruppi, tenendo conto del fatto che qual è la prima cifra? 0, 1, 2, 3, 4, 5, eccetera. Quello che accade è che ogni singola figura rappresenta qual è la vincita,
mediana, vedete la barra più scura rappresenta la vincita mediana, per chi non sa che cos'è la mediana, è qualcosa di molto simile alla media, senza adesso entrare nei dettagli. Questo, e quindi i biglietti con primo numero 0 forniscono una vincita che sta intorno ai 300, ai 350 euro più o meno, no? Mentre gli altri biglietti producono delle vincite mediane inferiori. Questo che cosa significa? Significa che se bisogna giocare a questo gioco, tanto vale scegliere un numero che inizia con lo 0, perché quando esce, e esce con le stesse probabilità degli altri, però quando esce produce mediamente una vincita superiore. E volendo essere ancora più curiosi, andiamo a vedere quali sono i numeri che hanno fornito le vincite più sostanziose. È il biglietto 020, è il biglietto 077, addirittura più di tutti il biglietto 499. Una possibile spiegazione è che i biglietti con due cifre uguali vengono giocati poco, perché c'è la falsa credenza che numeri con due cifre uguali abbiano una minore probabilità di essere stati. In realtà non è così. Molta gente gioca 000 e quindi quando quel numero esce fornisce una vincita molto bassa, perché è stato giocato da troppe persone. Questa è una carrellata invece di grafici un po' più datati che ho semplicemente inserito per curiosità. Questa è la mappa più antica e risale al periodo babilonese, vedete le gli agglomerati della città. Questa è considerata una tra le prime mappe del mondo, quando ancora il mondo era considerato ovviamente piatto, con il mare che circondava l'Europa e l'Asia. Questa è una mappa che rappresenta il percorso da Vienna a Cartagine attraverso l'Italia. Questo signore invece si chiama William Playfair ed è considerato il pioniere dell'uso della grafica in statistica e più in generale nella comunicazione dell'informazione. È l'autore di grafici molto importanti, oggi considerati banali, ma che aprirono la strada, come dire, a un'analisi dei dati molto più efficace. Questo suo grafico, ad esempio, rappresenta la bilancia dei pagamenti tra Inghilterra e i paesi scandinavi, Danimarca e Norvegia, dal 1700 al 1780. E vedete, lui aveva colorato con colori diversi i periodi in cui la bilancia dei pagamenti era a sfavore dell'Inghilterra oppure a favore dell'Inghilterra, di un'entità data dall'altezza di questo grafico. Questa linea rappresenta la serie temporale delle importazioni e questa la serie temporale delle esportazioni. Questo è un altro grafico importante, che rappresenta in una stessa immagine l'andamento del prezzo del grano, di una quantità specifica di grano, l'andamento dei salari da parte degli operai dell'epoca, e il grafico è cadenzato anche con i diversi periodi di regno dei vari re inglesi nel 700-800. È un grafico molto bello, perché è innovativo, anche se non è veramente preciso dal punto di vista statistico, perché l'unità di misura con cui viene misurato il prezzo del grano e quello con cui vengono misurati i salari hanno, come dire, un range diverso del quale non si tiene conto su questo grafico, e quindi questo potrebbe essere un grafico che corregge quell'errore, in quanto viene rappresentata una sola serie temporale che rappresenta con un solo colpo d'occhio in qualche modo quanto lavoro serve per comprare quella quantità di grano di cui parlavamo prima, e quindi si vede che nel corso del tempo la quantità di lavoro in qualche modo è tendenzialmente diminuita. Questo invece è un esempio di torta. La torta è il grafico più comune che noi conosciamo e si utilizza quando vogliamo stabilire quanto frequenti sono le modalità di un carattere, cioè quando questo carattere in genere è un carattere che non può essere espresso attraverso dei numeri, ma semplicemente attraverso delle categorie. E quindi questo è un esempio in cui si rappresentano le percentuali di
di rifiuti in un certo stato, credo che questo si riferisca agli Stati Uniti, e quindi quando si va a analizzare che cosa gli americani gettano nei cassonetti, vediamo che il 37,4% è carta, il 10,7% è plastica e così via. Questo è un esempio di grafico a torta, ne esistono di più sofisticati su cui adesso sorvolerei. Questo invece è il cosiddetto è un istogramma vivo, non rappresenta una esemplificazione di come funzionano le distribuzioni normali in statistica, cioè quelle distribuzioni che hanno una forma a campana. Qui vedete i membri di un dipartimento che sono stati ordinati dalla più piccola, alta 5 piedi, al più alto che è alto 6 piedi, 2, e come vedete le altezze intermedie sono quelle più frequenti. Ci sono molte persone con un'altezza media, poche persone con altezze estreme in alto o in basso. E molti fenomeni sociali, economici, e statistici in generale si manifestano poi in questo modo. Vediamo adesso una carrellata veloce su grafici interessanti e innovativi. Cioè, parliamo dei cartogrammi. Vedete, questa sembra è la mappa del mondo deformata, ma deformata perché? Perché la dimensione dei vari stati non è proporzionale alla dimensione geografica, bensì è proporzionale al numero di decessi per incidenti stradali, ovvero si può costruire una carta in cui ogni stato presenta non la sua dimensione geografica, ma quanti incidenti stradali ci sono stati in quel particolare stato. Allora vedete che la cartina assume una forma completamente diversa. La Russia scompare, la Cina si gonfia ancora di più, l'Italia è diventata grande quasi come la Francia. Il Canada è praticamente scomparso, perché, e questo dipende dal numero di incidenti che ci sono stati in quegli stati, no? Quindi questa è una cartina molto, molto informativa e molto chiara, che con un solo colpo d'occhio dà l'idea di qual è l'entità di quel fenomeno nei vari stati. L'Australia è diventata piccolissima, ad esempio. Queste carte invece sono, questo tipo di cartogramma è molto utilizzato soprattutto in epidemiologia. Qui vedete la regione Lazio che è stata suddivisa nei territori delle varie ASL, e come esempio qui viene riportato l'incidenza dei casi di morbillo in un certo periodo di tempo, da maggio a dicembre del 2010. E le varie ASL quindi hanno dei vari tassi di incidenza del morbillo differenti che sono stati colorati in modo diverso. Queste carte servono soprattutto a cogliere degli eventuali aspetti spaziali di un fenomeno, capire se in alcune zone c'è più o meno rischio di contrarre quella particolare malattia e forse dare anche delle spiegazioni sul perché in quella zona esiste questo rischio maggiore o minore. Questo è semplicemente un gioco, vedete, c'è un sito che si chiama gens.info in cui potete chiedere dove vive in Italia la gente col vostro stesso cognome. Allora io ho provato col mio cognome, Eliseo, e vedete siamo ben pochi in Italia e questi puntini rappresentano i comuni dove esiste qualche Eliseo. La dimensione del puntino ovviamente sarà proporzionale al numero di persone che vivono in quel comune. Lo stesso si può fare colorando con diverse intensità i comuni che hanno persone dal cognome Eliseo. La stessa cosa l'ho fatto con il cognome della mia collega Di Nardo, che invece ha un cognome più frequente, più diffuso nel territorio, e vedete che soprattutto nel centro Italia e nelle zone di immigrazione come Torino e Milano ce ne sono molti, e quindi la cartina è un po' più vivace rispetto a quella precedente. Questo grafico è un grafico invece che nella sua semplicità è molto importante, perché è un grafico non descrittivo, questo è un grafico che è a valle di uno studio, ovvero rappresenta il rischio di obesità degli uomini adulti in funzione della loro altezza. Ed è una sintesi visiva di uno studio che ha avuto uno studio complesso, durato nel tempo, eccetera, che alla fine ha prodotto questo grafico. E da questo grafico si vede, ad esempio, che un uomo che pesa 75 kg è leggermente obeso se alto 1,50 m,
diventa sovrappeso se è alto 1,70 m e poi man mano diventerà peso forma man mano che cresce, ovviamente. E lo stesso lo si può analizzare in maniera verticale per vedere che un uomo alto 1,80 m è sottopeso fino a circa 48 kg, poi entrerà in peso forma e poi in sovrappeso e poi in leggera obesità e così via man mano aumentando. Quindi le varie zone colorate rappresentano le zone di grave obesità, obesità, eccetera, eccetera. Esiste poi un sito che si chiama Gapminder dove è possibile effettuare delle analisi piuttosto interessanti e adesso ne vediamo un esempio. In questo grafico sono stati posti sull'asse delle ascisse il reddito pro capite nei vari stati del mondo. Ogni pallina di questo grafico rappresenta uno stato sovrano. I colori rappresentano i vari continenti, quindi i pallini blu rappresentano stati africani, i pallini gialli stati americani e così via. Sull'asse delle ordinate c'è l'attesa di vita, che è qua, la speranza di vita alla nascita nei vari stati. La dimensione del pallino rappresenta invece la popolazione dei singoli stati. Tutte queste caratteristiche possono essere modificate, si può modificare la variabile nell'asse delle ascisse, quella sull'asse delle ordinate e il criterio con cui la dimensione della pallina viene scelta. La cosa interessante di questo sito è che possiamo vedere l'andamento nel corso degli anni dei vari stati, come si sono modificate sia il reddito pro capite, sia la speranza di vita, stato per stato, andando a vedere dal 1812 l'andamento nel corso del tempo fino ai nostri giorni e si possono notare dinamiche interessanti, su cui adesso ovviamente non mi soffermo, che questo non è lo schema, non è l'obiettivo principale di questa nostra chiacchierata. È interessante che poter identificare ciascuna pallina, vedete, le palline grandi rappresentano l'India, la Cina, gli Stati Uniti, la Russia e così via. Andiamo avanti e concentriamoci in questa ultima parte invece sul come si possono manipolare i grafici in modo subdolo. E lo farò attraverso degli esempi molto semplici per mettere in guardia sulla interpretazione che poi diamo a un grafico statistico. I grafici che vedrete da ora in poi sono tutti grafici inventati, costruiti semplicemente per comunicare queste idee. Questo grafico vuole rappresentare l'andamento del prodotto interno lordo di una certa nazione X. Allora, questo è un grafico onesto che rappresenta sull'asse delle ascisse, l'andamento del tempo, sull'asse delle ordinate il prodotto interno lordo mensile in quel particolare stato. Qui ci sarà un'unità di misura che qui non è specificata, saranno dollari, saranno migliaia di euro, quello che volete, non è importante, l'importante è che ci sia specificato qual è l'unità di misura. Se io costruisco lo stesso grafico eliminando la unità di misura, questo grafico non dice più nulla. Questo grafico rappresenta un andamento crescente, ma questa crescita potrebbe essere notevole, raddoppiare ogni mese, oppure potrebbe essere semplicemente un PIL che cresce di pochi spiccioli ogni mese, semplicemente perché non abbiamo informazione sulla crescita, sull'asse delle ordinate. E questo capita molto spesso quando si analizzano grafici su quotidiani, su riviste, e purtroppo anche su report scientifici. Secondo esempio, questo grafico rappresenta una percentuale di mercato che un prodotto ha conquistato nel corso del tempo. Questo è il grafico onesto, tra virgolette, ma è un grafico che non riesce a raggiungere il suo scopo pubblicitario. Perché? Perché da come è presentato si vede una percentuale che cresce pochissimo. E qual è il problema? Il problema di chi ha presentato questo grafico è di aver scelto una scala verticale sbagliata, diciamo, perché se l'andamento della percentuale di mercato conquistata dal prodotto varia da 10 a poco più di 10, presentarla in questo modo
per chi non legge la scala verticale può avere l'impressione che il prodotto non faccia fatica ad affermarsi tra gli acquirenti. Lo stesso grafico presentato in questo modo già dà un'idea più positiva, perché il grafico mostra un andamento crescente. Questo è esattamente lo stesso grafico di prima, però è cambiata la scala sull'asse delle ordinate e quindi adesso si vede meglio la crescita di mezzo punto di mercato, che magari per quel particolare prodotto è molto. Se poi togliamo le etichette, come spesso accade, questo grafico non significa più niente perché non sappiamo qual è la scala che c'è, però comunque da un punto di vista pubblicitario potrebbe fornire un'informazione più positiva ai consumatori, cosa che però, ripeto, qui entriamo come dire, nella parte dolosa di chi costruisce un grafico, perché manca questa informazione. E si può fare di più, si può addirittura modificare la scala, stringere sull'asse delle ascisse per avere una funzione che è ancora più crescente. Un ultimo esempio, che invece fa riferimento ai caratteri suddivisi per classi. Anche questo è interessante capire come si può giocare con le cifre statistiche, non per colpa della statistica, ma per colpa di chi utilizza la statistica. Allora, questa cartina rappresenta gli Stati Uniti d'America, in cui il colore del singolo stato rappresenta l'intensità del tasso di nascita, del tasso di natalità nei vari stati. Ovviamente i tassi di natalità sono dei numeri che variano tra 0 e 100, e non possiamo pensare di poter scrivere 100 colori, uno per ogni valore del tasso, anche perché i tassi prendono anche la virgola, quindi avremo bisogno di un'infinità di colori. Allora, in genere i tassi vengono raggruppati in classi. In questo caso abbiamo 5 classi, classi centrali di ampiezza pari a 2,1, la prima e l'ultima di ampiezza 2,2, e questo è un grafico onesto, tra virgolette, in cui i tassi tra 10,8 e 13 sono quelli più chiari. I tassi tra 19 e 7 e 21 e 9, questo è il numero di nati ogni 1.000 abitanti in un certo anno, che è il 2000. Allora, questo è un grafico onesto in cui si vede che ci sono alcuni stati dove il tasso di natalità è molto alto, lo Utah, l'Arizona, il Texas, e altri stati invece dove il tasso di natalità è molto basso. Se per qualche motivo a me interessa però far passare un messaggio diverso, questo lo posso fare giocando con quelle classi. Vedete, in questo grafico io rappresento la stessa informazione, però ho modificato l'ampiezza delle classi. Ho preso una prima classe molto, molto, molto ampia e le altre classi le ho prese più piccole. Da questa immagine emerge che in America la percentuale di nascita è molto bassa quasi ovunque, semplicemente perché ho cambiato la corrispondenza tra i tassi e i colori del grafico. Quindi questo rappresenta la stessa informazione, però data in modo scorretto. Ma posso fare esattamente il contrario, posso ampliare l'ultima classe, una classe 14-22, e tenere delle piccole classi prima, facendo passare l'informazione che i tassi di natalità sono alti ovunque. Sbagliato anche questo. Era il primo grafico ad essere giusto, mentre gli altri sono giusti da un punto di vista formale, ma che non forniscono l'informazione in modo corretto. Finisco con un grafico che è considerato il più brutto di tutti i tempi, questa è un'immagine tratta da Fox News, una televisione statunitense, e questo grafico che cosa vuole rappresentare? Vuole rappresentare il risultato di un sondaggio. Il sondaggio è il seguente: è stato chiesto a coloro che avevano partecipato alle primarie per il Partito Repubblicano nel 2012 se avevano intenzione di rivotare per il candidato per il quale avevano votato. E da questo sondaggio emerge che il 70% di coloro che aveva votato per la Palin avrebbe ancora rivotato per la Palin, il 63% avrebbe rivotato per UKB e il 60% per Romney. Qual è il problema? Il problema è che queste tre informazioni non possono essere messe su una torta, perché la torta è fatta in modo tale che la somma delle percentuali che compaiono nella torta deve essere 100, che una torta rappresenta come si distribuisce all'interno di varie modalità un determinato carattere. Invece qui sono stati messi insieme tre caratteri diversi sulla stessa torta, forzandola a una somma che non può essere 100. E quindi, come mi ha suggerito di concludere la mia collega, questa più che una torta sembra
un vero pasticcio.